Preparati. No. Incredibile, ragazzi. Che posto incredibile. E qua mi ci fai stare 6 ore, per favore? Questo è veramente un tesoro. Bellissima, un posto incredibile. Parole. Guardate che soffitto, ma che bello. Non si commenta. Questa casa è un capolavoro. Non so, forse è la più bella di quelle che abbiamo visto finora. Senza parole oggi, veramente. Siamo stati sfortunati in un'esplorazione precedente che ci piaceva molto come luogo e l'abbiamo trovata chiusa e questa invece l'abbiamo trovata aperta e con massimo rispetto esploreremo perché è veramente un capolavoro. Quanto è bella. Adesso smetto di dire bella perché l'ho detto già troppe volte, ma è così. Stanzetta di preghiera, forse? Sì, questo posto non smette di stupire. Forte odore di chiuso, d'umidità, ma mamma mia, mamma mia. Ancora un'altra stanza qua. Deposito, c'era una cucinetta con tutte le bottiglie, diciamo siamo entrati talmente bene che questa stona un pochino con quello che abbiamo visto fino adesso. C'è Diana che è rimasta in pratica sulla porta d'entrata facendo le foto lì, ancora non è entrata nella prima stanza. Ma che bagno! Che bagno! Tutto rosa! Bellissimo! Poi enorme! Un bagno veramente di lusso questo! Che posto fantastico. È ancora tutto posato. C'è stato
pochissimo vandalismo. Il posto è stato già visitato da altri nostri colleghi che però hanno rispettato, devo dire, non c'è veramente nulla di rotto. Eppure noi lo lasceremo così perché se lo merita. No, vabbè, qui sento un set urbex proprio appena sono entrato, perché qualcuno ha apparecchiato la camera, penso, e l'ha apparecchiata bene, quindi complimenti. Queste stufette ai lati del letto, poi guardate qua. Ah, vabbè. Ci sono delle lampade, altre decorazioni, ma l'impatto che ti dà questa stanza notevole. Qua c'è un gente del. Penso saranno gli 80, 80, 6 giugno 80. Qui c'è un altro angolo da foto che penso Diana farà non so quante centinaia di foto oggi. Qua c'è un altro gente con i Vazzanicchi. Che dire, abbiamo visto tutto, adesso sta pure per piovere forse. Lascio lo spazio a Diana e alle fotografie, perché qua, come dire, ah, vediamo sopra, ce ne saranno veramente tante da fare. Vediamo se sopra c'è la possibilità di uscire sulla torre magari. Tanto qua c'è un'altra stanzetta. Andiamo ancora sopra. Ah, diciamo che come ultimo livello si era aspettato qualcosa di più, anche se è bello lo stesso. Qui col fatto che non ci sono le finestre, però dormire qua non sarebbe stato male. Ragazzi, sale ancora, vabbè. Ecco, ci siamo arrivati finalmente. Sale ancora. Ora a questo punto ci starebbe bene una bella dronata, ma ci sta un vento assurdo. L'avrei fatta molto volentieri, ma la evito. Però vi regalo qualche scorcio di paesaggio dalla torre centrale. Complimenti a chi ha progettato questo posto, capolavoro, un po' meno a chi l'ha lasciato marcire. Un commento? No, non ci sono, non c'ho nessun commento. Non ci sei? No, lasciatemi in pace. Ok, me ne vado allora. Sì. Me ne vado. Ho detto che avrebbe fatto 1 miliardo di foto. Noi la torre abbiamo scalata. Scommetto che questo te lo porteresti a casa di bagno. Ovviamente sì, certo. Non avevo dubbi.
È stato un mega regalo. Siamo stati fortunati. Molto fortunati. Abbiamo potuto visitarla all'interno. Abbiamo fatto il giro completo di tutto quanto. E adesso possiamo pure andare via pienamente soddisfatti del posto. Sì, assolutamente sì. Ragazzi, che dire, siamo senza parole. Mi sarei volentieri presa un bel tè caldo in quello splendido salone. Sì, c'era quasi la voglia di rimanerci a dormire, effettivamente, in un posto del genere. Beh, io con la mente ci dormirò tante notti. È stato emozionante. Grazie casa. E come sempre? Ricordatevi, lasciate solo impronte, prendete solo immagini. Alla prossima, amici. Ciao! Una donna non c'è, dimmi luna.